Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In prima commissione consiliare è approvata la riprogrammazione dei fondi europei per far fronte all'emergenza Covid-19. Vediamo. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato a maggioranza le proposte della Giunta di rimodulazione dei fondi europei FSE e FESR 2014-2020 per il contrasto del coronavirus. Con questa operazione vengono liberati circa 108 milioni di euro per dare un aiuto diretto alle imprese e ai cittadini, circa 53 milioni del Fondo Sociale Europeo ed oltre 55 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Si tratta di fondi liberi che rischiavano di essere altrimenti persi. Per il FESR la Giunta a febbraio ha rimodulato 21 milioni di euro spostando risorse da azioni in ritardo e che presentavano difficoltà di attuazione su altre con maggiori necessità come turismo e cultura. Il 7 maggio scorso sono state rimodulate nuove risorse del FESR per 34 milioni 400 mila euro, pari a circa l'8% dell'intero importo del programma. 8 milioni sono stati utilizzati per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per attrezzature, 3 milioni e mezzo per la creazione di imprese e sostegno a start-up, 2 milioni e mezzo per imprese culturali e creative, 500 mila euro per l'economia sociale e 1 milione 750 mila euro per l'ITC, oltre 20 milioni di euro per il sostegno al capitale circolante delle imprese e poi ancora 5 milioni per la promozione turistica e infine 4 milioni per rendere fruibili anche in epoca Covid gli attrattori culturali. La riprogrammazione ha messo a disposizione dal Fondo Sociale Europeo un importo di quasi 53 milioni di euro immediatamente disponibili. Di questi 7 milioni vanno al sostegno dei lavoratori autonomi, 3 milioni 700 mila euro per le categorie svantaggiate, 10 milioni per il potenziamento del reinserimento occupazionale, 33 milioni 600 mila euro per l'istruzione dalla scuola d'infanzia fino all'università. Di questi ultimi 8 milioni sono dedicati alle borse di studio ADISU. Per la ricostruzione post-sisma 2009 della Media Valle del Tevere, accolte le indicazioni dei comuni, degli ordini professionali e delle imprese. Audizione in seconda commissione sulla modifica alla legge regionale. Il servizio. Piena soddisfazione è stata espressa dai soggetti auditi in seconda commissione rispetto alle modifiche alla proposta di legge firmata da tutti i componenti della commissione che apporta modifiche alla legge 3 del 2013 concernente le norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2009 nella media valle del Tevere, terremoto di Spina, e che prevede in sostanza, tra l'altro, l'allargamento della platea dei finanziamenti al fine di portare a termine la ricostruzione nelle aree colpite. Presieduta da Valerio Mancini, la Commissione ha ascoltato nuovamente, dopo averlo fatto nello scorso mese di gennaio, rappresentanti istituzionali e degli ordini professionali. Prima della chiusura della riunione è intervenuto anche il direttore Stefano Nodessi, Governo del Territorio Ambiente e Protezione Civile, che a breve consegnerà alla Commissione il parere rispetto a quanto previsto nel testo legislativo. Il presidente Mancini ha fissato pertanto la riunione conclusiva, che porterà alla votazione sull'atto per metà giugno, quando potrà essere completato il documento anche con la norma finanziaria. Le modifiche e integrazioni al testo legislativo hanno lo scopo principale di allargare la platea dei beneficiari dei finanziamenti. Verrebbero infatti comprese tutte le tipologie di fabbricati ad oggi non considerate nella ricostruzione e quindi rimasti incompleti. L'integrazione proposta consentirebbe di inglobare nell'accesso al finanziamento tutto il patrimonio edilizio non ricadente nelle tipologie solo parzialmente considerate prima, con conseguente relativo monitoraggio e stima del patrimonio stesso. Con queste modifiche legislative ci si allineerebbe anche alla normativa vigente per la ricostruzione post-sisma 2016. Per i firmatari del documento, riuscire a completare questa ricostruzione consentirebbe di restituire decoro e dignità ai comuni e a tutte le relative frazioni colpite. Si darebbe un forte impulso al lavoro di tanti professionisti del territorio, alle imprese e agli artigiani, oltre a consentire un rilancio economico, culturale e turistico dell'intero territorio interessato.
Ottenimento dell'agibilità possibile soltanto dopo il pagamento dei corrispettivi a professionisti e imprese. In seconda commissione la proposta di legge del gruppo della Lega. L'ottenimento di agibilità solo attraverso le dichiarazioni dei professionisti e delle imprese dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi a loro dovuti. È questo il fulcro di una iniziativa legislativa del gruppo della Lega, prima firmataria Francesca Peppucci, che l'ha illustrata in seconda commissione presieduta da Valerio Mancini. L'atto legislativo andrebbe a modificare la legge regionale 1/2015, cioè il testo unico governo del territorio. Nello specifico si andrebbe a integrare l'articolo 138, introducendo dunque l'obbligo per ottenere l'agibilità di presentare anche le dichiarazioni dei professionisti e dei titolari delle imprese esecutrici dei lavori individuate nel titolo abilitativo, nella comunicazione di inizio lavori e nell'eventuale comunicazione per l'autorizzazione sismica attestanti l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti. In presenza di contenzioso giudiziario non occorre ovviamente il rilascio di questa dichiarazione. Francesca Peppucci, dopo aver sottolineato che molte altre regioni italiane, comprese quelle confinanti con l'Umbria, dispongono già di questa normativa, ha spiegato come tutto ciò potrebbe essere utile anche per ridurre l'evasione fiscale o l'impiego di manodopera senza regolare contratto di lavoro. Il presidente Mancini ha auspicato che tutti i membri della commissione possano convergere e firmare questo atto, sul quale a breve verranno ascoltati in audizione tutti i soggetti interessati. In terza commissione la proposta della Giunta regionale per il nuovo calendario venatorio 2020-2021. Paolo Giovagnoni. La terza commissione consiliare, presieduta da Eleonora Pace, ha dato parere favorevole all'unanimità sul nuovo calendario venatorio 2020-2021 dopo aver ascoltato in audizione le argomentazioni di associazioni venatorie, ambientaliste e dei coltivatori. Era presente l'assessore all'agricoltura Roberto Morroni, che ha incassato ringraziamenti ed elogi per l'impegno profuso dalla quasi totalità degli intervenuti. Alla base delle note positive riscontrate la grande attenzione al problema dei cinghiali, la volontà di affrontarlo in maniera diversa, sperimentale, come ha detto Morroni, perché i risultati fino ad oggi ottenuti si sono dimostrati largamente deficitari e c'era bisogno di un cambio di passo, che si traduce in un anticipo al 18 ottobre della caccia in forma braccata e dell'affiancamento all'attività volontaria di contenimento anche della caccia singola, per ottenere un controllo migliore di una situazione che produce non solo ingenti danni per l'agricoltura, ma anche pericoli per l'incolumità delle persone. Un percorso all'insegna dell'equilibrio e di una ricercata unità di intenti fra mondo agricolo e venatorio, ha sottolineato l'assessore Morroni, che ha portato a una sintesi avente lo scopo finale di adottare una strategia diversa per affrontare con più determinazione il contenimento della specie cinghiale, eliminando gli asincronismi con i calendari venatori delle regioni confinanti e al fine di evitare la reimmissione degli animali nel mese di gennaio, quando avrebbero trovato una situazione favorevole. A seguito della riunione odierna, la caccia al cinghiale in forma braccata inizierà prima ancora di quanto previsto nel documento predisposto inizialmente dalla Giunta, il 18 ottobre, per terminare il 31 gennaio. Sempre il 18 ottobre sarà consentito anche il prelievo nella forma individuale alla cerca fino al 31 dicembre prossimo. La caccia da appostamento temporaneo è per gli acquatici, alzavola, marsaiola, germano reale, tortora, ghiandaia, cornacchia grigia, gazza, si avvierà nei giorni 2, 6 e 13 settembre, il 6 e il 13 settembre fino alle ore 13. Altre specie dal 20 settembre, la quaglia dal 13. I consiglieri di minoranza Michele Bettarelli e Tommaso Bori del Partito Democratico, Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto e Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interrogazione alla Giunta regionale sull'ipotesi di incenerimento del combustibile solido secondario CSS nelle cementerie di Gubbio. Per gli interroganti è necessario chiarire quale procedura verrà seguita e se istituzioni e comunità coinvolte verranno ascoltate. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, annuncia una interrogazione alla Giunta con cui chiede di potenziare il sistema del soccorso in emergenza, ridefinire il numero e tipo di mezzi a disposizione e le sedi delle postazioni, attuando una pianificazione fondata sul rispetto dei tempi di percorrenza previsti.
Interrogazione di Vincenzo Bianconi del gruppo Misto, firmata anche dai consiglieri Tommaso Bori del PD e Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle, con cui chiedono alla Giunta di conoscere lo stato dell'arte, i punti cardine del piano sanitario regionale e nel dettaglio come saranno investite le risorse aggiuntive derivanti dall'emergenza Covid-19. I consiglieri della Lega, Daniele Carissimi e Francesca Peppucci, annunciano una interrogazione sulla chiusura del viadotto Montoro lungo la Terni-Orte. Per Carissimi e Peppucci, che esprimono pieno sostegno all'assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, è necessario attuare immediatamente un piano per gestire il problema nell'attesa di una soluzione definitiva. Nella splendida cornice della Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di insediamento del nuovo presidente Elena Veschi e dei consiglieri Giuseppina Bonerba e Mirko Minuti, che guideranno per i prossimi 5 anni il Comitato Regionale per le Comunicazioni, il Corecom dell'Umbria. La presidente Veschi, a margine della breve cerimonia, ha assicurato il massimo impegno personale di tutta la squadra. Siamo un gruppo ben assortito, ha sottolineato, con competenze diverse che metteremo a disposizione di questa importantissima struttura. Ed ora le schede dei componenti del Corecom. Elena Veschi, presidente, laurea in scienze economiche e bancarie, imprenditrice, componente del Consiglio Generale di Confindustria Umbria, socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, vicepresidente del cluster umbro della Chimica Verde. Giuseppina Bonerba, consigliere, laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo presso l'Università di Bologna, dottorato di ricerca in semiotica, docente nel corso di laurea magistrale in comunicazione pubblica, istituzionale ed impresa presso l'Università degli Studi di Perugia. È membro del Consiglio Scientifico della sezione Processi e Istituzioni Culturali dell'Associazione Italiana di Sociologia. Vanta numerose pubblicazioni. Mirko Minuti, consigliere, laurea in giurisprudenza, avvocato, svolge la professione nel suo studio legale a Terni, competenze specifiche nei vari settori del diritto civile. Ed anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.